grazie. Ancora bene, grazie. Grazie. Lo so che vi dovete incoraggiare, perché dopo l'influenza che ho avuto, mica la caduta dal comune, ma l'influenza che ho avuto mi ha completamente tolto la voce. E devo dire che avrei voluto incontrarvi prima, se la voce me l'avesse permesso, e abbiamo deciso di farlo stasera come ultima sera utile, prima di dare poi l'apertura alla festa di Carnevale, perché poi da domani avrebbe dovuto avere inizio la festa di Carnevale. Anche lì c'è stata tutta una particolare difficoltà con la caduta del comune. Comunque, io vi ringrazio di essere venuti qui così numerosi. Vi chiedo scusa se vi ho chiamato a raccolta dopo essere stata risarcionata da sindaco, un po' come accadde nel film di Arbore, FFSS, che mi ha portato a fare colpa a Posillipo se non mi vuoi più bene. E purtroppo io ho provato, ho cercato in tutti i modi possibili e immaginabili di favorire un confronto con la parte politica di Ripartiamo, che ha dal mese di dicembre ufficialmente, ma molto più latentamente da molto più tempo, deciso di non darci ascolto e soprattutto di non voler parlare con noi. Ora è chiaro che voi vi aspettate da me che stasera dica tante cose, che dica tutto. Purtroppo tutto stasera non si potrà dire, non voglio nemmeno dirle tutte le cose. Ci sarà modo e tempo per capire tutti i passaggi. Quello che stasera vorrei raccontarvi è un po' l'epilogo di questa avventura. Perché per me è stata un'avventura straordinaria. Io ringrazio tutti voi, tutti coloro i quali mi hanno dato l'onore di essere sindaco del mio paese, di avere potuto contribuire, anche se per poco tempo, a fare grandi cose. Stasera non parlerò delle cose che abbiamo fatto, ne abbiamo già parlato in altri contesti, ma alla fine dell'incontro vi distribuiremo un Debian con quasi tutte le cose fatte, con la spiegazione anche di molti passaggi. Poi avremo modo e tempo di incontrarci e di parlare di tante altre cose, e molto più approfonditamente, per esempio, del dissesto finanziario. Stasera accontentiamoci di parlare e di capire il perché di una fine così, per molti improvvisa, violenta dell'amministrazione comunale. Io penso che Nocera sia un paese, permettetemelo, non offendetevi, perché anch'io sono di Nocera, di teatranti, per buona parte, cioè le persone recitano una parte, non sono autentiche le persone, quando ti dicono che vogliono il bene del paese. In realtà molti, con la scusa del bene del paese, evidentemente sono animate da altre cose. Vi faccio un esempio. Io che faccio l'avvocato, e da lunedì ritornerò a fare l'avvocato, mi capita spesso, quando due persone, due sposi, due coniugi si vogliono lasciare, mi capita spesso di incontrare due posizioni contrapposte. Quasi sempre però, quando un matrimonio finisce, è perché ci si è sposati per errore, cioè ci si è fatti prendere dall'euforia del momento
da una ventata di innamoramento o anche da un interesse particolare, e poi però la mattina ti svegli nel letto e ti trovi un perfetto sconosciuto accanto, o una perfetta sconosciuta accanto. Da quel momento marito e moglie possono decidere due cose: o si mettono in testa di portare avanti comunque la famiglia nell'interesse dei figli, sacrificando anche se stessi, oppure in maniera civile ci si lascia, si prende atto di un fallimento, ci si saluta in maniera cordiale, ci si confronta, si prova anche a parlare e poi si traggono le conseguenze. E invece noi abbiamo assistito al classico divorzio all'italiana, e qui ricordo un altro film con la grandissima e bravissima Monica Vitti, dove il confronto civile, il dirsi addio in maniera serena e civile davanti alla cittadinanza, la stessa cittadinanza alla quale abbiamo chiesto votateci, non è ammesso, e tutto debba finire teatralmente per fine violenta. E che cosa accade prima della fine violenta? Mentre un coniuge cerca disperatamente di trovare modo e maniera per andare avanti, l'altro, da quella mattina che si è svegliato e ha trovato accanto la persona che la sera prima aveva detto di amare alla follia e la mattina dopo non riconosce più tale, ha iniziato a cercare, a trovare, a creare, a precostituire le prove, passandoti all'attacco ogni mattina, ogni pelo, ogni capello, ogni atto, ogni firma, ogni carta, ogni sospiro, ogni sorriso, per vedere dove poterti attaccare, dove poter dire ecco, è colpa sua. Questo è quello che è stato fatto a me, e non solo a me. Il paese aveva bisogno di verità, e la verità non esiste perché la racconta uno o perché la racconta un altro. Ognuno racconta la sua verità. La verità è quella che ognuno di voi, ognuno di noi può legittimamente intuire da un racconto che necessariamente deve essere però senza veli, trasparente, chiaro. Noi come giunta uscente, io come sindaco uscente, avevamo e avevo e ho cercato di darvi questa opportunità. Non mi è stato possibile perché la mia controparte, la nostra controparte, non hanno inteso accettare il confronto. Il confronto avrebbe avuto anche un'altra finalità: cercare di recuperare, se era possibile, un'esperienza che tutta la Regione Calabria ha guardato come una esperienza da imitare. Perché quello che è accaduto a Nocera in un anno e mezzo non è accaduto altrove in 20 anni. Perché a Nocera in un anno e mezzo abbiamo abbattuto ecomostri, abbiamo bonificato il litorale, abbiamo fatto partire la differenziata, abbiamo fatto ripartire una macchina amministrativa con dipendenti che si scannavano tra di loro, altro che con me, che si scannavano tra di loro, e ancora a volte accade, per non parlare di tutta una serie di atti che, ripeto, troverete scritti nel diario che vi verrà dato. E voi davvero ritenete possibile che non è stato possibile trovare con me la possibilità di parlare, di trovare un accordo risolutivo rispetto a un problema vero? Voi ritenete veramente che io fossi così spigolosa, così tiranna, così cattiva, così bugiarda, schizofrenica e falsa, come il mio vice sindaco mi ha descritta,
da non poter trovare un minuto sederci a parlare. Si vede che io e chi ha lavorato con me in tutti questi anni abbiamo vissuto in un'altra vita, in un altro mondo, perché qui i presenti che mi conoscono, non tanto i ragazzi ma quelli della mia età in su, sanno che io lavoro dall'età di 9 anni, quando i miei amici e compagni giocavano con i trenini elettrici. Sanno che io mi sono laureata lavorando quando gli altri continuavano a giocare con i trenini elettrici. Sanno che ho lavorato in diversi studi e ancora hanno un buon ricordo di me e io di loro. Sanno che ho sempre lavorato in gruppo, anche nel comune di Nocera. E lo sanno i dipendenti che hanno voluto lavorare, non quelli che volevano conservare privilegi sull'altare del fatto che ci avevano votato. Io ho lavorato con tutti i dipendenti comunali, quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato, e ho finito se c'era da finire. Chi in maniera infedele verso non la sottoscritta, verso la collettività nocerese, verso voi che gli pagate lo stipendio, faceva la vaccarella, perché a Nocera molti dipendenti comunali non hanno mai lavorato in vita loro. Io avrei dovuto mettere sul piedistallo i pochi dipendenti comunali che ci hanno votato, malgrado le cavolate che hanno fatto, e avrei dovuto punire quelli che non ci hanno votato solo perché non ci hanno votato, ma magari sono in grado e sono stati in grado di mandare avanti la macchina comunale. E guarda caso, alcuni dei consiglieri comunali che sono stati tra i firmatari o tra i non firmatari della mia caduta si sono lamentati, perché se Adriano Orlando è troppo efficiente nel lavoro, e poi il piacere come cavolo glielo vanno a chiedere i nocceresi? Se la spazzatura viene raccolta, se l'acqua funziona, ma me lo dite un cittadino perché dovrebbe chiamare il sindaco? Non lo deve chiamare il sindaco, il cittadino, per l'acqua. Deve funzionare, perché il dipendente comunale lo fa fare funzionare. Questo dava fastidio. Quali sono le ragioni del confronto mancato, secondo voi? Non hanno voluto confrontarsi per paura? O perché non c'era nulla di cui volevano discutere? O forse entrambe le cose? Io parto da un presupposto che tra alleati e anche tra non alleati ci si incontra, ci si parla, ci si misura, ci si confronta. Se del caso si litiga, ci si manda anche cordialmente a quel paese, ma non ci si insulta. Tra alleati di governo si dovrebbe inoltre sempre trovare il modo e la maniera per superare quelle che sono, se sono queste le cause del disaccordo, i limiti caratteriali. Io lo ammetto, non ho un carattere semplice, sono una che si mette a lavoro e non guarda in faccia a nessuno. Sono passata alla storia della mia famiglia per dire che quando lavoro, lavoro, quando gioco, gioco e quando studio, studio. Nel comune di Nocera Terinese c'era tanto lavoro da fare e io avevo la responsabilità di chiudermi in quella stanza e di lavorare per voi, non per me, per voi cittadini. Certo, qualcuno si sarà anche lamentato perché magari le buche davanti alla casa del proprio elettore non sono state tappate in tempo, ma il mio problema di sindaco non è la buca dell'elettore di Vittorio Macchione, di Federica o di Gianluca, sono tutte le strade di Nocera. Il mio obiettivo era
verificare quello che è stato fatto, tutte le buche che c'erano nel paese, preparare un computo metrico e trovare le risorse per ripristinarle tutte. Ma è un problema importante ma secondario, perché il problema principale del nostro comune era approvare il bilancio riequilibrato per poter poi accendere un mutuo con la cassa depositi e prestiti e aggiustare le buche. Qui non c'era il senso della responsabilità, si veniva e andiamo con Sarabuc e Kauskalu, e intanto i ragazzini della scuola primaria non avevano il riscaldamento, i ragazzini della scuola media ci avevano la caldaia. Ma insomma, vogliamo fare un piano, un programma di priorità e di urgenze? Com'è che in questo paese per anni abbiamo pagato botte di 5.000 euro di fuochi d'artificio e di luminari e abbiamo lasciato i ragazzini della scuola primaria della Marina senza riscaldamento? Com'è possibile? Ebbene, riscaldare la scuola primaria dei bambini di Nocera Marina è costato esattamente 5.000 euro. Quanto sarebbero costate le luminarie di Natale? Perché le luminarie sì e il riscaldamento ai bambini no? Perché li abbiamo tenuti per 20 anni con stufe elettriche pericolosissime, che bastava che qualche maestra si distresse un minuto per creare un disastro? Scusate, mi siedo perché l'influenza mi ha giocato tutti scherzi. Tra le altre, quindi, dicevo, ci si incontra, casomai ci si scontra, ma si cerca di smussare casomai i limiti caratteriali personali e si va avanti, se si tratta di limiti caratteriali. Se invece il limite non è il carattere ma è altro, bisogna cercare di trovare la scusa, io direi l'impeccibia, per dire che non si può andare avanti. E l'impeccibia l'hanno trovato quanto ne hanno voluto. Allora andiamo per ordine. Come si può confrontarsi se la politica, anzi se il motivo che ti ha animato a partecipare a questa competizione politica non è il bene del paese ma la politica del rancore? È impossibile ogni mediazione, ragazzi, se la tua maggioranza non si è candidata con te perché voleva come te raggiungere un obiettivo, si è candidata con te perché voleva vincere le elezioni, si è candidata con te perché voleva dare la soddisfazione a Luigi Bertarini, a Pasquale Motta, di essere più forti di noi. È impossibile trovare una mediazione se questa esperienza amministrativa così dura, così complicata, ma così entusiasmante per le cose che siamo riusciti a fare, malgrado il disastro che abbiamo trovato. È complicato condividere un progetto politico autentico se ad animarti è la voglia di ritornare a gestire il tuo orticello, le tue trinche e ballacche, le tue feste, le tue luminarie, le tue... i tuoi fuochi d'artificio e i tarallucci e vino. Ed è difficile amministrare con chi ha voluto portare una ventata di cambiamento vero in questo paese se tu non hai nessuna voglia di cambiare. E mi dispiace dirlo, questi bravi ragazzi non sono dei bravi ragazzi. Questi ragazzi non hanno deciso di candidarsi con noi perché volevano cambiare Nocera. Poi vi dirò anche perché si sono candidati con noi, oltre a quello che vi ho già detto. Tant'è che non più tardi
Noi lo sapevamo già da diversi mesi, a dire il vero. E io, permettetemi se ve lo dico, normalmente non mi sento di appartenere a questa categoria di persone, mi sono stata zitta per molti mesi, come dire, hai annunciato nell'interesse dei figli, ho mantenuto fede a un impegno nell'interesse del paese, sperando che prima o poi qualcosa sarebbe accaduta, qualcosa sarebbe cambiata, in meglio immaginavo, invece no. La settimana scorsa, anzi due settimane, hanno fatto questo incontro in Marina, al quale avevo chiesto di partecipare, al quale non mi hanno fatto partecipare. Li ho invitati a un confronto successivo che non hanno voluto, anzi hanno risposto in maniera categorica, e cioè che io non avevo più la maggioranza in consiglio comunale. Però si sono guardati bene dal dimettersi dalla giunta. E guardate, se io sono una falsa, una bugiarda e una schizofrenica da non dovermi dare la maggioranza in consiglio, dove avremmo dovuto approvare il bilancio consuntivo 2017 entro il 28 febbraio, com'è che trovi comodo stare maggioranza nella mia giunta? Io con una persona così in giunta non ci starei nemmeno un minuto. E se tu non hai il coraggio di dimetterti, io da sindaco non posso tollerare che nella mia giunta ci siano persone che pensano questo di me. Quindi ho azzerato la giunta e ho chiesto ancora una volta un incontro politico con tutti loro per ragionare, per riscrivere un patto e per decidere di andare avanti nell'interesse vostro. E invece, a distanza di poche ore, i nostri prodi hanno calato la maschera. Qualcuno dice che era già tutto previsto. Beh sì, certo, non ci sono così mutamenti radicali se non c'è già un'interruzione. È difficile che un uomo chieda il divorzio alla moglie se non c'è un'altra donna, parliamoci chiaro, e io per esperienza lo so bene. È più facile che la moglie lo chieda al marito, perché ne ha, ma per statisticamente questo, non per parlare, non per questione di parte. Ma costoro, quindi, a poche ore, anziché raccogliere l'ennesima chiamata al confronto, alla discussione, a salvare il salvabile, hanno deciso di calare la maschera e di dimettersi insieme alla minoranza, guarda caso la stessa identica minoranza che 2 anni fa ha mandato a casa in maniera anticipata al signor Gaspare Rocca. Ora, me lo spiegate voi com'è possibile che per Rino Rocca e i suoi sia stato più semplice ammazzare il patto elettorale fresco, nuovo, giovane, entusiasto, esaltante, esaltato anche a livelli fuori della regione per la capacità di avere cambiato il corso di questo paese, siano stati più disponibili ad ammazzare questo progetto e convolare a nuove nozze con i vecchi nemici di sempre, piuttosto che accettare il confronto con noi. Ma voi pensate veramente che noi le persone le mangiamo, che non parliamo? Cioè, li abbiamo talmente tanto spaventati, poverini, che hanno preferito mettersi nelle mani, abbracciare i loro carnefici pur di non parlare con noi 5 minuti per dire ciao, non è più cosa. Ma voi davvero pensate che è stato più semplice per loro? E forse lo è stato davvero, perché tra di loro magari avranno trovato motivi di larghe intese, che poi vedremo. È stato
stato più semplice per loro, anziché parlare con Gianluca Filandro, con Federica Candido, con Fernanda Gigliotti e con Vittorio Macchioni, vabbè, con te no, però vabbè, insomma, diciamo anche con te, hanno trovato più complicato parlare con noi piuttosto che stringere la mano a chi lo ha denunciato per molestie sessuali. La stessa, lo stesso patto scellerato contro di noi, per i quali ci accusano che gli avremmo detto che non so che cosa, che i soliti principi, insomma, ho capito. Dico, io faccio l'avvocato, dopo un'udienza in cui mi ammazzo con il collega, spesso si finisce con andare al bar a prendersi un caffè insieme, perché è il nostro lavoro, ma non ho mai visto due persone che si sono denunciate per molestie sessuali, che si sono denunciate per calunnie, furti e ruberie, finita l'udienza, abbracciarsi. Qui a Nocera è accaduto anche questo. C'è posto dentro, ragazzi, se venite c'è anche qualche scala gradino per potervi sedere. Per comprendere quello che è accaduto, vi dovete concedere qualche tempo stasera, un po' di tempo, bisogna partire dall'inizio. Bisogna partire dal 6 giugno, anzi no, dal 3 maggio. Dal 3 maggio 2016. Perché quel sogno che voi ritenevate sogno, che noi ritenevamo sogni, ma che altri ritenevano un taxi, si è trasformato in un incubo prestissimo. E chi ha lavorato al mio fianco, e purtroppo aveva ragione mia madre dandomi le condoglianze il giorno in cui, il 6 giugno, sono stata eletta, mia madre mi ha dato le condoglianze, non gli auguri. Gli auguri mia madre me li ha dati l'altra sera quando mi hanno fatto cadere. Ma bisogna partire da quel 3 maggio. Voi pensate veramente che Rocca Gaspare abbia fatto un passo indietro per favorire la nostra candidatura, la mia candidatura a sindaco? Voi pensate veramente che Rino Rocca abbia fatto questo passo indietro per amore della collettività? Rino Rocca e i suoi hanno fatto questo passo indietro perché non erano stati in grado di chiudere la lista. Se Rino Rocca avesse avuto una lista, accordi con noi non ne avrebbe mai fatto. E Rino Rocca, quell'accordo che con noi ottenne con la disponibilità di 4 posti in lista, e scusatemi se comincio a fare nomi di altre persone, sapete come li ha portati a 5? Come ha chiesto la vice sindacatura? Come ha chiesto la maggioranza in giunta? Parlando con me? No. Parlando con Gianluca e con Federica? No. Chiamando nel quartier generale della Motta niente poco di meno che Ditta Macchioni. È chiaro? Chi ha chiamato Ditta Macchioni, del quale io ho stima personale e politica, al di là di quelle che sono state le nostre storie, vicende personali, perché io sono... perché io sono una vittima, diciamo, politica di Ditta Macchione, ma io ho sempre avuto un rapporto corretto di saluto, di confronto civile con le persone civile, cose che non ho avuto con altri, evidentemente.
Chi ha chiamato al tavolo delle trattative di notte, il maggio, 3 maggio, non è stata la sottoscritta, che non aveva bisogno di Ditta Macchione per fare accordi. È stato Rino Rocca. E questo sia chiaro. E aspetto che qualcuno smentisca. E allora andiamo ai motivi del fallimento di questa amministrazione. Motivo numero uno: non avevamo gli stessi obiettivi. Velocemente, Rino non voleva essere il mio vice. Rino non ha potuto candidarsi sindaco e ha ingoiato a mano il ruolo del vice sindaco, salvo credere di poter fare il sindaco, che io gli avrei fatto fare volentieri, se solo mi fossi resa conto che era in grado di farlo. Ma quando sono arrivata al comune ho capito che non è che non era in grado di farlo lui, non eravamo in grado di farlo nessuno singolarmente, perché c'era talmente tanto di quel lavoro da fare che era immane. Non c'era la luce, non c'era la carta, non c'erano i telefoni, i dipendenti facevano quel che cavolo volevano, non c'era niente, ragazzi. Cioè, abbiamo vissuto un incubo, io ho vissuto un incubo kafkiano terrificante, sono stata giornate intere. Solo chi abita lì vicino sa quando sono entrata al comune e quando sono uscita dal comune. Loro non avevano lo stesso obiettivo, perché noi, ripeto, eravamo solo un loro taxi. Servivamo per salvacondotto, servivamo per dargli un passaporto, per traghettarli fuori da quello che era un dissesto bancarottiero, nel quale, ma di questo poi ne parleremo in un'altra occasione, non erano ricompresi qualcosa come 14 volumi faldoni chiusi in una stanza, nella stanza della segretaria comunale, che non erano stati consegnati al commissario Rotundo e che quindi non hanno fatto parte della ricognizione del commissario, guarda caso poi trovati e consegnati a me e quindi all'OSLO, organismo straordinario di prevenzione, dalla stessa dipendente comunale che oggi, o meglio l'altro giorno, mi riprendeva mentre io mi toglievo i miei fascicoli, i miei fascicoli dalla mia stanza per portarli a casa. Copie, e copie dei miei atti. Voglio vedere se voi fate il sindaco di un paese in cui ogni 3x2 arrivano 25 denunce, non vi fate le copie degli atti che emanate. Cioè, sarei stata una folle se non l'avessi fatto. E a dire il vero, non l'ho fatto sempre, l'ho cominciato a fare quando ho capito di avere Serpi in seno e non alleati. Insomma, noi siamo serviti per toglierli dal fango, per ridargli l'opportunità di rivalsa, per dargli l'opportunità di dire che avevano sconfitto chi aveva attentato alla democrazia facendo cadere Rino Rocca. E non certo perché avevano bisogno di un progetto comune. Motivo numero due. Loro hanno fatto anche il passo indietro, sapendo che la situazione, presunto passo indietro nei termini in cui ho detto, sapendo che con quel dissesto finanziario poi dichiarato subito dopo la presentazione delle liste, ci sarebbero voluti tanti anni per riprendere a fare qualcosa nel paese, per riprendere a lavorare. E che cosa è accaduto? Purtroppo per loro è accaduto che in un solo anno la sottoscritta, lavorando giorno e notte, notte e giorno, dopo 8 istruttorie col Ministero dell'Interno e con 8 viaggi a Roma pagati dalla sottoscritta e da mio marito, che spesso mi ha accompagnato, non certo con la macchina del comune, con rimborso comunale, sono andata dal direttore generale Verde per salvare 6 dipendenti stabilizzati senza che ce ne fossero le risorse, e ripeto, per alcuni
licenziato del tutto. Ma li ho salvati, perché per me erano 6 famiglie che dovevano essere salvate. E abbiamo approvato un bilancio riequilibrato, quindi uscendo formalmente dal dissesto, in un anno. Il 6 giugno siamo entrati al comune, il 6 giugno del 2017, dell'anno dopo, è arrivato l'ok del ministero con l'approvazione del bilancio. Io ho convocato immediatamente una giunta, ma i nostri alleati hanno trovato molto più interessante, divertente, anziché venire in giunta e prendere atto di questa approvazione e dare vita immediatamente a un consiglio comunale per parlare, per riempirci la bocca di essere usciti da questo disastro, se ne sono andate a una manifestazione della CISL alla cittadella della regione Calabria, no? E poi la sera si sono fatti fotografare in un locale di Nocera, domani bye bye, per dirci: avete approvato un bilancio, ma vi ne potete dire, ragazzi, che comandiamo noi? Questo è il secondo motivo. Io servivo per mettere a posto i conti e poi loro dovevano ritornare a fare il comodo loro. Il 14 giugno per me era molto chiara che la mia ora era suonata, e non a caso scrissi un post nel gruppo. Io mi picco sempre di non capire nulla di matematica, però quando scrissi quel post Gianluca dice: sì, vabbè, non capisci niente di matematica, però la logica matematica non ti difetta. E dissi più o meno così: se la società, che è governata da B e C, sta cercando di tutelare a tutti i costi il patrimonio del suo, il suo patrimonio, mettendosi contro un'altra società, che guarda caso però c'è questo signore e quest'altro signore che indirettamente governa il nostro C, che ripartiamo, quanti giorni ancora l'amministratore delegato di Ares sarà in carica? La risposta di tutti è stata pochissimi giorni. E così fu. Non pochissimi giorni, sono passati pochissimi mesi, perché loro sono stati anche, come dire, presuntuosi. Loro hanno lavorato ai miei fianchi, mi hanno massacrata, mi hanno messo in croce, mi hanno logorata giorno e notte per indurre le dimissioni, perché non avevano il coraggio nemmeno di dimettersi. Lo hanno trovato il coraggio di dimettersi solo quando io ho revocato le deleghe per favorire un discorso alla pari. Sediamoci di nuovo e riscriviamo un patto, perché per loro quello era stato un'onta. Ma come? Tu mi dici che sono una delinquente e io ti tengo vice sindaco. Ma io non ci starei mai in una giunta se il sindaco è quello che tu hai descritto. Qual era il vero problema? Oltre ai due che vi ho già detto, il terzo. E qui scusatemi se sarò molto diretta. Prima, durante e soprattutto dopo, loro volevano un sindaco fantoccio, volevano un sindaco manovrabile, volevano un sindaco molto meglio se ricattabile. E siccome ricattabile non è stato possibile, manovrabile ancora meno, fantoccio non è nei miei cromosomi esserlo. E quindi non potendo fare più quello che loro volevano fare, il logoramento si è sempre più alimentato. Vi racconto solo tre aneddoti che per partecipare la mia amarezza, ove ce ne fosse bisogno,
ma la mia solitudine. Ci sono state tre fatti gravissimi in questi pochi mesi di amministrazione comunale. Il giorno che abbiamo abbattuto l'ecomostro, nel serbatoio dell'acqua del lago è stata sversata una grossa quantità di idrocarburi. E poi, da quei controlli che ne sono conseguiti, sono state trovate tracce d'acqua all'interno delle Escherichia coli, non tracce di Escherichia coli nell'acqua. Quindi hanno chiuso, abbiamo avuto i serbatoi idrici chiusi. Voi non potete immaginare la solitudine di un sindaco, ma non di Fernanda Giulia, ti credo di tutti i sindaci, io in modo particolare perché ero appena stata eletta, erano passati non più di 3 mesi, a trovarsi in questa situazione. Voi pensate che io abbia ricevuto una telefonata dal mio vice sindaco o dai miei assessori? Un'altra cosa, quando abbiamo bonificato il litorale nord, abbattendo l'ecomostro, la minoranza ci ha denunciato all'ANAC, ha denunciato me, la ditta esecutrice dei lavori e il responsabile dell'ufficio tecnico, perché sostenevano che avevamo fatto degli imbrogli. Sapete che significa una denuncia all'ANAC, all'autorità anticorruzione? Per una che fa di mestiere l'avvocato, che la mattina ci si deve andare a confrontare per altri motivi con quelle persone, non è un motivo di spocchio, è un motivo di dignità. Cioè io non mi sento di avere fatto nulla di illegale nel portare avanti un impegno elettorale che noi ci siamo assunti, rispettando le regole, tra l'altro. Quella stessa denuncia all'ANAC, quella stessa nomina del responsabile dell'ufficio tecnico mi è costata un'interrogazione parlamentare e la richiesta di accesso a qui, a Nocera, a noi, al nostro consiglio, per scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose. Ma la mia solitudine voi la dovreste affettare a fette con la macchinetta, perché in tutta questa difficoltà enorme, fatti gravissimi, io non ho avuto accanto per un minuto il mio vice sindaco e i miei assessori. Ho vissuto una solitudine profonda e gliel'ho anche detto, gliel'ho anche scritto, e alla mia comunicazione scritta risposero che io non ero all'altezza della situazione, che non ero capace di essere un leader. Vero, ve lo ricordate? Una leader. I miei alleati, nel momento peggiore della mia attività amministrativa, e cioè sotto il mirino di un accertamento e di un'interrogazione parlamentare per scioglimento per mafia del comune, per via dell'ufficio tecnico, della ditta, dei Lazzi, dei Mazzi, eccetera, eccetera, che cosa fanno? Avete letto mai un articolo, un post su Facebook a difesa della sottoscritta? Non della sottoscritta in quanto Fernanda Giuliotti, in quanto loro sindaco. Cioè, il sindaco che ha realizzato le cose che loro hanno votato in giunta, perché loro avevano la maggioranza in giunta, non io. Che loro hanno votato in consiglio comunale, non io, perché io non avevo la maggioranza, né in giunta, né in consiglio. Mai. Anzi, in quel preciso istante, quando più debole era la sottoscritta, perché più esposta e più vulnerabile, si sono costituiti in gruppo autonomo in consiglio comunale e hanno fatto manfrina insieme alla minoranza, insieme a Cronaca Noceresi, un grande blogger di grande dignità e di grande cultura nocerese, ve lo raccomando, e al PD Nocerese. La loro è stata una ricostruzione, un'operazione chirurgica diretta a indebolirmi, a delegittimarmi, a umiliarmi,
ad espormi alla mercé di chiunque, soprattutto dei loro pseudo-supporter, che non mi hanno risparmiato nulla, che non mi hanno risparmiato nulla, che non mi hanno risparmiato nulla, e non fatemi dire altro. Volevano, secondo voi, il bene del paese? No, volevano piegarmi, mi volevano addirizzare a crista, viene lasciare a crista, perché ero femmina eppure gargiosa. Ma diciamocelo pure, io, ripeto, non ho un bel carattere, però non ho fatto niente per me e non ho tenuto alta la testa e dritta la schiena per farmi i miei affari, anzi, qualcuno voleva che la piegassi a favore di affari di altri. Non mi sono piegata. Loro dicono, per un grosso difetto caratteriale, io dico che vedendo quello che c'è intorno, la famiglia Gigliotti ha perso anche il titolo di gargiosa, non c'era, eh? Perché vedendo quello che c'è intorno c'è molto di più. Scusate, me ne ha battuto ogni tanto, giusto per stemperare il clima. È un sindaco debole. A chi serviva, ragazzi? Ve lo chiedete, serviva a voi? Serviva ai noceresi? A chi sarebbe servito un sindaco debole? Ebbene, ci sono nomi, cognomi, ci sono cifre, ci sono abitudini, cattive abitudini, vizi, viziacci arsenici e vecchi merletti ai quali un sindaco debole sarebbe servito. Poi vedremo. Così come un sindaco debole sarebbe servito al fiume carsico di relazioni torbide che si agitano nel comune di Nocera Terinese, nell'istituzione comunale di Nocera Terinese e in chi gli vive accanto. C'è un fiume carsico di piccoli e grandi interessi, di piccoli e grandi atti di bullismo, bullismo civico. Ragazzi, il mio primo stop l'ho ricevuto l'anno scorso a Natale, quando mi sono permessa di portare avanti insieme a Enzo Mancini l'ordinanza per rimettere a posto e regolamentare i parcheggi a Nocera Terinese. A Nocera Terinese tirare una striscia gialla e individuare un posto per un portatore di handicap, per un prelievo in farmacia o per uno scarico e scarico di diventa un atto di lesa maestà per qualcuno. A Nocera Terinese è diventato un affronto al mio vice sindaco e alla sua parte avere deciso che bisognava rispettare il codice della strada. Scusatemi, ho sbagliato, è vero, ho chiesto che venisse rispettato il codice della strada. E questo non è piaciuto ai signori del centro storico, anzi al centro storico. C'è un sistema reticolare di clientela a Nocera che sembra normale, che io volevo rompere, non perché sono una che deve rompere le scatole, perché non funziona così un paese in dissesto finanziario, perché se il dissesto c'è stato è perché si è governato male, bisognava per forza di cose farlo ripartire bene. E allora, ragazzi, avere approvato un regolamento del baratto amministrativo e avere dato l'opportunità ai nocerezzi che non avevano le risorse economiche per pagare i tributi, per pagare le tasse, per pagare l'acqua, ma di poterlo eventualmente compensare con un servizio, è diventato un fatto che non doveva passare. Il regolamento sì, ma il progetto no,
Perché se il cittadino che non può pagare le tasse può andare tranquillamente al comune e dire io non pago le tasse ma vi faccio due giornate di lavoro, è un fatto troppo trasparente, troppo lineare. E dove glielo chiedi più il favore al consigliere o all'assessore di turno? Come può venirti a chiedere il voto che non ti ha fatto pagare l'atario, l'IMU, l'INCE, ti ha cancellato il ruolo, ti ha cancellato la multa? Io chiedo a tutti di dare e di essere disponibile verso l'amministrazione comunale, di dare il proprio contributo. L'amministrazione comunale deve andare incontro a chi non ha le risorse per poterlo fare, ma metterlo in condizione di essere libero, di votare chi vuole, non di votare Fernanda Gigliotti perché non gli ha fatto pagare l'acqua, perché Fernanda Gigliotti avrebbe voluto, insieme a Gianluca, a Federica e a Vittorio, dire tu non puoi pagare l'acqua perché non c'hai le risorse. Bene, che cosa sai fare? Sai scopare terra. Anziché andare a pagare 18.000 euro, la malgrado tutto, per pulirci le strade, vieni e pulisci. Le buone pratiche non pagano la clientela. Ed io, con questo sistema, pensavo di avere trovato anche i compagni, di chiudere con questo sistema. Sono stati 19 mesi che hanno lavorato al mio ai fianchi, magari al mio fianco. Ho tolto una scrivania enorme nella stanza del sindaco, mi sono presa una scrivania piccolissima e ho messo un tavolo con 10 sedie perché tutti insieme potessimo lavorare. Il mio vice sindaco, che dice in giro che io non lo facevo entrare nella stanza, aveva le chiavi della mia stanza e la password del mio PC. E venisse a dire il contrario di tutto. Chiave e password che gli ho tolto a giugno, dopo che è accaduto quella vicenda di cui vi dicevo prima, che ci hanno detto da domani bye bye. Il mio vice sindaco, dall'alto della sua decennale esperienza amministrativa, pensate che mi sia stato mai d'aiuto per risolvere un problema, mi abbia dato mai un suggerimento, un conforto? No, è stata una croce. Io dovevo coccolarlo sempre, ricevevo telefonate dalla mattina alla sera perché dovevo farlo sentire importante, perché gli dovevo dare visibilità. E io continuamente, accogliendo, capendo anche che è difficile per uno che è stato sindaco non poterlo fare più, sapendo bene che lui non aveva fatto il passo indietro ma che lo aveva subita quella situazione, e io a mandarlo, a delegarlo nei rappresentanti ufficiali, in prefettura, in regione, all'unione dei comuni, tutte le processioni sul territorio se le fate. Io non sono stata una processione, sì, direte non hai perso niente perché tu non ci volevi andare, ma chi ve l'ha detto che io non volessi andare a fare anch'io la mia bella figura con la fascia paesi paesi? Ci è andato sempre. Ma questo non gli è bastato. Ma voi immaginate un vice sindaco che non ha chiamato mai, anzi due volte mi ha chiamato al telefono. In 19 mesi io ho ricevuto dal mio vice sindaco due telefonate per due motivi particolari, due nomine di due avvocati che lui gli doveva portare il mandato, uno alla Mezzi e uno a Cosenza. Io non ho mai avuto il piacere di avere, di prendere un caffè insieme al mio vice sindaco. Non ho avuto mai il piacere la mattina di avere il saluto del mio vice sindaco. Io ero lì, lui veniva, non passava nemmeno a salutarmi. È come se voi il giorno quando andate a lavorare entrate in un ufficio, passate davanti la stanza del vostro collega o la scrivania del vostro collega e non gli dite manco buongiorno. E chi ha lavorato al comune queste cose le sa. Senza dire che non ho mai avuto, nemmeno noi, nemmeno un invito, mai. A casa mia sono sempre stati invitati. Io devo dire scusa a mio marito. Mio marito si è fatto carico di tante situazioni, ma perché era importante anche quello, il rapporto relazionale, ma era un rapporto unilaterale, mai uno scambio. Mi hanno talmente lavorato ai fianchi che
me ne hanno detto in tutti i colori. Intanto ero la sindaca dello scandalo, perché ho avuto l'ardire di unire in unione civile il qui presente Riccardo Cristiano e il suo compagno di vita Marco Marchese. Ma perché non lo dovevo fare? La legge dello Stato lo prevede. Non dovevo farlo? Vi sembra un motivo serio di accusa della mia parte politica? Non dovevo concedere a questa coppia di unirsi in base alla legge, come prevede la legge? E poi sarei stata troppo distante dalla Madonna il Venerdì Santo, scandalo! Ho organizzato il solstizio d'estate e l'equinozio d'inverno, strega, pagana! Ma voi le sapete tutte queste cose? Non c'è stata una iniziativa che ha fatto l'amministrazione comunale che ha potuto avere il piacere, l'onore di avere il vice sindaco e gli assessori in prima fila. Mai! Noi viviamo esclusivamente 12 mesi per divino, d'olio e dintorni. E lì noi siamo stati, perché è un evento straordinario. Ma un paese non vive di una sola cosa, vive di tante cose. Ed è evidente che c'era un conflitto, così come quando abbiamo fatto la festa del Borgo in Festa, tu sei stato il capro espiatorio perché l'avevi organizzata tu e non altri. Avete mai visto sul giornale o sulla bacheca del mio vice sindaco, degli assessori, una parola di entusiasmo per ogni attività positiva che abbiamo compiuto? Mai! Loro non hanno mai gioito per nulla, anzi, più cose facevamo bene, più loro diventavano cupi. Loro non mi hanno difeso nemmeno quando sono stata attaccata sulla stampa violentemente per avere nominato responsabile dell'ufficio tecnico una persona da loro indicatami. Nomina che avrei non voluto fare per ragioni che stasera non ho intenzione di discutere, non perché la persona non fosse competente, tutt'altro, ma perché c'erano ragioni di opportunità che inducevano a rinviare quella nomina. Bene, mi hanno messo in croce al punto che l'ho dovuto nominare. In quella situazione io fui attaccata violentemente dalla stampa, tutta la stampa. Io, Darino Rocca e compagni, non ho avuto una parola di difesa. Io, dal gruppo di Ripartiamo, non ho avuto una parola di difesa. Ho dovuto invece difendere me stessa e il tecnico che avevo incaricato. E sapete quale reato era indaputato il tecnico che mi hanno chiesto loro, lui, di nominare? Lo stesso reato per il quale Rino Rocca ha chiesto a Luigi Ferraino di dimettersi da presidente del Consiglio. Quindi qui ci sono figli e figliastri. Se la faccia il fondoschiena di Rino, onestà. Se la faccia il fondoschiena di questa qua, dovevo necessariamente fare quello che ho fatto. Io l'ho fatto perché credevo, sono convinta anche delle capacità tecniche e professionali del tecnico in questione. Ma non era quello il momento per nominarlo. E loro che hanno fatto tanto, alla fine che cosa fanno? Mi parlano e mi accusano di avere sottoscritto con la procura di Catanzaro e con la procura di Lamezia Terme una convenzione per l'utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità nel comune. E hanno crocefisso quel povero di Gianfranco Bifano che ha commutato una,
una pena bagatellare con il servizio di pubblica utilità. L'ultima cosa, poi passiamo ad altri argomenti. La visita di Oliverio. Noi abbiamo avuto l'11 di dicembre la visita ufficiale del Presidente della Giunta regionale, che è venuto a presentare, aprire la mostra di Zampogne dell'amico Attilio Vaccaro e dei presepi di Monterosso Carpi. Un Presidente della Giunta regionale che è venuto a dirci che c'erano 6 milioni e 800 mila euro per la messa in sicurezza della nostra costa e per riprendere tutto il waterfront da Nocera a Gisseria e fare un rilancio complessivo del territorio. Un Presidente della Giunta regionale che veniva a dire che Nocera poteva essere la sede di una scuola di formazione artistica e artigianale. Bene, in quella riunione, in quel convegno che era stato organizzato con loro, non fosse altro che Attilio Macchiore è stato uno sponsor sfegatato di Rino Rocco, un amico profondo, talmente amico di Rino, caro Attilio, che per sapere che tu facevi le zampogne l'ho dovuto venire a scoprire a Monterosso Calvo. E in quella situazione che cosa accade? Che il mio vice sindaco, che era stato chiamato ad intervenire in quel convegno, e gli assessori intervenire in quel convegno, non trovano niente di meglio da fare che pubblicare un manifesto contro di me con le stesse identiche accuse che mi sono state mosse da Pasquale Motta nel convegno del 2 dicembre nella sala della biblioteca comunale. Loro sì, non sono amici, evidentemente sono molto di più. Insomma, avevamo l'incubo del dissesto, avevamo problemi, c'erano problemi enormi e noi andavamo avanti con la politica del pettegolezzo, dell'inciuccio, delle insinuazioni, delle offese. Guardate, a Nocera è diventato l'anno scorso un problema anche comprare il ghiaccio antisale, il suo spargimento, perché qualcuno sta sorridendo, perché anche quello era motivo di clientela, anche l'acquisto di sale e dello spargisale del ghiaccio. Siamo rimasti col ghiaccio che abbiamo depositato nella casa di un privato per garantire lo spargimento del sale. Ora, a fronte di tutta questa situazione che non ha niente di entusiasmante, le accuse che mi si muovono sono: una, che avrei fatto a Titta Macchione un'ordinanza ad hoc per favorirne non so che cosa, una strada. Io ho fatto, credo, una ventina di ordinanze, tra cui quella di Titta, non l'ho fatta ancora a Bilotta, perché Rino Rocca aveva la delega a trovare un accordo che non ha ancora trovato e che a questo punto dubito che troverà, perché ci doveva cedere gratuitamente quell'immobile per abbatterlo e doveva finire quell'orribile nostro che si trova alla curva a Passopagni. Ma noi, insieme a Enzo Mancini, che ringrazio per il lavoro che ha fatto, abbiamo fatto l'ordinanza a tutte le case che sono in pericolo di crollo, proprio perché io non volevo che accadesse quello che è accaduto a Rino, e cioè che gli sono crollate due case e gli è andata bene perché non è morto nessuno, ma lì dove sono e possono crollare quelli ancora in piedi potrebbe morire qualcuno, e nello specifico alla casa di Titta Macchione, anzi scusate, di Anna Maria Gallo, perché non è di Titta e della moglie, c'è stato un incendio. Lì ci passano centinaia di macchine al giorno, perché lì c'è la nuova Beverly Hills di Nocera, lì ci sono le case belle di Nocera, c'è la residenzialità più bella che sta sorgendo a Nocera, e lì passare con la macchina significa rischiare. E anche Anna Maria Gallo deve mettere la casa in sicurezza, costi quel che costi. Non è un
favore a Tita Macchione che ho fatto, è un favore, anzi è un obbligo che io da sindaco e da responsabile della sicurezza dei cittadini e della protezione civile avevo. E poi sta storia della strada, ne voglio parlare stasera perché vorrei che fosse chiaro a tutti quanti. C'è una strada che costeggia la parte posteriore delle case popolari. Molti cittadini di villaggio di via Sandro Pertini sono arrabbiati, mi sono arrivate tante richieste, tante denunce, non solo per via della pericolosità della casa dell'ex appunto casale De Luca, ma perché c'è un'attività edificatoria che dura ormai da molti anni e c'è la gente che è stanca di vedere passare dalla mattina alla sera camion, bitoniere, eccetera. E quindi si era pensato, abbiamo fatto un sopralluogo con il responsabile dell'ufficio tecnico, amico del mio vice sindaco, con l'architetto interessato alle costruzioni, per vedere di trovare una soluzione, di modo che chi abita lì non avesse la difficoltà di incontrare ogni 3x2 4 bitoniere e 25 camion. E abbiamo detto, ma vediamo di recuperare la strada di dietro, di modo che le bitoniere e i mezzi pesanti passino laddove non ci sono le abitazioni. Anzi, l'ha proposto il tecnico stesso, non l'ho mica proposta io. Dopodiché, in quel sopralluogo in cui eravamo io, il responsabile dell'ufficio tecnico, e lo voglio dire, l'architetto Macchione, perché quelle costruzioni sono a cura dell'architetto Macchione, come fare per risanare quell'ingresso? Come dare dignità a quell'ingresso in cui sono diventate case residenziali pozzi della fogna? Lo sapete che ci sono pozzi della fogna che sono diventate case lì, che sono state vendute come case? Bene, che dobbiamo avere lì? All'ingresso delle case popolari dobbiamo avere Scortavillo 2 La Vendetta, o li vogliamo sistemare e bonificare quel posto? Ho fatto gli interessi di Tita Macchione dicendo che quell'ingresso debba essere riqualificato, o l'ho fatto a tutti quelli che abitano in quella zona, in quelle case popolari, o che abitano o che abiteranno nelle costruzioni nuove? Qui perché se si fa una cosa si deve pensare al favore che fai a uno o al dispetto che devi fare a uno e non agli altri? Ma perché? Quell'ingresso l'avete visto com'è? Sembra di entrare nel Texas, sembra di entrare in un posto assolutamente fuori dalla civiltà, e c'è gente che ci ha speso i soldi di un'intera vita di lavoro per costruirsi quella casa. Quindi io non voglio costruire nessuna strada, vorrei che quel posto, come tutti gli altri posti di Nocera, fossero vissuti, fossero goduti nella bellezza delle cose, non nella bruttezza delle cose. E poi mi si dice che starei prestando il fianco, anzi avrei prestato, ormai non sono più sindaco, non lo posso fare, a delle speculazioni sul casale con tale Tomaino, e mi si attribuisce chissà che cosa. Io questo Tomaino non so manco chi è. Pasquale Motta dice che forse la moglie è una lontana cugina del cugino di mio marito, però insomma io non lo conosco. Ma sta di fatto che non è il sindaco a dire che cosa si debba o no costruire in quel territorio, è l'ufficio tecnico che deve istruire un progetto che dà l'ok, se si può costruire si costruisce, così funziona nei paesi civili, se non si può costruire non si costruisce. E lì avrebbe dovuto essere l'ufficio tecnico a istruire la pratica. E veniamo ai fatti, a un ultimo fatto, la nomina di 14 tecnici. Di 14 tecnici con 7 di termine, accaduto e pubblicato il 9 di gennaio, nella quale pubblicazione la sottoscritta si è imbattuta per un mero caso e, resasi conto della gravità della cosa, ha provveduto immediatamente a chiamare il responsabile del servizio tecnico e a chiederne la revoca. Ragazzi, in 19 mesi di amministrazione la sottoscritta, anzi l'ufficio tecnico,
sotto la mia sindacatura, ha emesso in 19 mesi 16 determine di incarichi. 16, i numeri sono importanti. Sono stati messi 16 determine di incarichi, di cui molti di questi incarichi sono stati quelli già precedentemente dati dalla giunta precedente, da me sono tanti confermati. Com'è possibile che in un anno abbiamo dato 16 determine di incarico e in un giorno, in un'ora, in 5 minuti ne abbiamo date 7 con 14 incarichi senza previsioni di spesa, senza previsioni di quelli che sono anche rimborsi spesa, con la violazione sistematica di tutte le regole dell'ANAC, con tutte le violazioni del codice dell'appalto? Ditemi se non è stata una operazione elettoralistica. Lo hanno capito anche i tecnici, non tutti, alcuni sì, perché si sono immediatamente dissociati e mi hanno fatto arrivare una comunicazione che loro non ne sapevano niente e ne volevano sapere niente. Ma vi rendete conto com'è possibile dare 14 incarichi 5-10 giorni prima di sciogliere il comune senza prevedere una spesa per un importo di 3 milioni di euro? E soprattutto senza un atto di indirizzo della giunta. Ma la giunta deve decidere se dare priorità a fare questo lavoro o quest'altro lavoro. È vero, a settembre avevo detto a Rino Rocca, vedi che forse con la regione riusciamo, se abbiamo qualche progetto definitivo pronto, riusciamo ad avere qualche soldino per fare dei lavori nel progetto, nel programma Rendis che scadeva al 30 novembre. Chiamiamo i tecnici che sono stati a settembre questo, al 30 novembre scadevano, chiamiamo i tecnici, vediamo se qualcuno ha qualche progetto pronto, presentiamolo che potremmo anche trovare qualche soldino e spenderlo e fare qualcosa. Io stessa ho chiamato molti tecnici, mi ricordo anche, perché ci tenevo in modo particolare alla frana sulla villa Rizzuto, quella che potrebbe anche costruirsi poi una strada di accesso ai Cappuccini. Ho chiamato l'ingegnere Rocchini e mi ha detto sì, però il preliminare c'era, insomma il definitivo ci vuole molto tempo, non ce la facciamo. Bene, da settembre voi avete visto arrivi? No, me ne ha mai parlato? No, ho avuto riscontro degli altri tecnici? No, che cosa ho avuto? Che il 29 dicembre, o meglio, il 9 gennaio, 10 giorni prima dello scioglimento del Consiglio, in data 29 dicembre, durante il periodo delle vacanze un impiegato dell'ufficio tecnico che ha predisposto e che ha pubblicato le delibere con la sua credenziale, violando la privacy di questo sistema pubblico, ha dato 14 incarichi con 7 determine. E secondo voi io potevo consentire che quel pover'uomo di Battista Mendicino andasse in galera, ma anche i tecnici che subissero qualche provvedimento di tipo giudiziario, perché l'ufficio tecnico che ha tirato e che ha mal consigliato probabilmente, il sindaco ha consigliato malissimo, lui non lo so, poi sai, nei rapporti amorosi è difficile stabilire qual è, dove sta chi suggerisce cosa all'altro, insomma, passare questo brutto quarto d'ora a un uomo, Battista Mendicino, che tra l'altro era stato fuori sede per problemi di salute della figlia. Non si fanno queste cose. Non si fanno queste cose, non si pongono in essere atti illegittimi e si fanno firmare agli altri, così sì, scusatemi. Avete capito. E passiamo alla variazione del bilancio. Io nella mia giunta, il vice sindaco, che è stato assessore e sindaco degli anni precedenti, durante i quali si sono accumulati, udite, 15 milioni di euro di mutui, che dicono non sono debiti, ma debiti sul mutui, sono debiti riconosciuti, ma devi sempre pagare, non è che te li paga qualche un altro. 21 milioni di debiti fuori bilancio di dissesto e
7 milioni di contenzioso che sono, ahimè, destinati a crescere vertiginosamente, perché di quei 21 milioni di euro di debito del dissesto, la gran parte il commissario li sta rigettando perché non ci sono le delibere di incarico. Un vice sindaco che ha partecipato a questa gestione, che ha prodotto questa bancarotta fraudolenta, mi fa la crisi di giunta, mi attacca sulla stampa, su Facebook, sulle mura di tutto il paese, tanto da dimettermi con la complicità della minoranza, perché, udite udite, io avrei avuto l'ardire di approvare, e loro l'hanno votata, intendiamoci, una variazione di bilancio per 499 mila euro. 499 mila euro di fronte a 43 milioni di euro, dite che mi viene da ridere pure a voi, ditemelo, perché sennò io impazzisco, perché una persona che ha partecipato a compiere, a sottoscrivere, a inguaiare il paese con 43 milioni di euro di debito, adesso mi dice che io starei predisponendo il comune un dissesto per avere fatto una variazione di 499 mila euro. Badate, se fosse stata di 300 gli sarebbe andata bene, 499 no. E sapete perché? È Mamudì. Per poter fare questa variazione di bilancio, che non significa che ho fatto un debito, variare il bilancio significa creare le condizioni affinché una amministrazione comunale, se ci sono delle emergenze, può farsi un debito, cioè significa dimostrare di avere una capacità di indebitamento, mettere le mani avanti. Però per fare questo bisogna individuare dei progetti esecutivi, cioè bisognerebbe avere dei progetti da approvare. Poi se i soldi li vorrei spendere su quei progetti o li vorrei destinare per ragioni differenti ad altro, è una scelta che si farà quando si faranno. I progetti che erano immediatamente utilizzabili, che c'erano dei preliminari, nemmeno dei definitivi, erano tre. Uno, il progetto del parcheggio di Vivieri Chianarella. Due, uno stralcio dei marciapiedi di fronte alla chiesa di Giovanni Paolo II in Marina. Tre, l'urbanizzazione di Pianeruzzo, l'ultimazione dell'urbanizzazione di Pianeruzzo. Tutto è andato bene. La mattina dopo la giunta e dopo il consiglio, il vice sindaco nella mia stanza di fronte ad altri mi ha chiesto di spostare quei soldi da Pianeruzzo altrove, perché i lavori di Pianeruzzo bisognava farli fare ad altri in un altro modo, in un altro momento. Bene, se io avessi detto sì, è vero, qualche no l'ho detto, poi vi dirò anche dove ho detto i no. Se io avessi detto sì, non facciamo più i lavori di Pianeruzzo e facciamo altro, probabilmente io sarei ancora qui a fare il sindaco. Altro che dissesto finanziario. C'è un interesse specifico a spendere i soldi in un modo piuttosto che in un altro. Ma le bugie hanno le gambe corte, ce l'hanno corte con l'acqua, ce l'hanno corte con le ordinanze sui contatori, ce l'hanno corte sulle porcilaie, sulla favola del protocollo e sulla balla della zonica, della transazione. Allora, parliamoci chiaro, l'ordinanza per la regolamentazione dei contatori dell'acqua mi è stata chiesta da Vincenzo Macchione e da Franco Puntieri, perché a Canalicchio e a Campodorato ci sono persone che non pagano l'acqua e persone che pagano per tre. E avevano espresso, ma giustamente, la necessità e l'urgenza di metterci mano. L'ordinanza io l'ho fatta. Loro insieme a me hanno deciso in giunta di stabilire un supporto tecnico nelle persone di Gianfranco, di Giancarlo Sant'Angelo e non mi ricordo più di chi altri, per costituire un supporto dei dipendenti comunali in favore della gente per capire come e quando cambiare un contatore, soprattutto metterlo laddove non c'è.
perché il problema non è dove c'è, il problema è dove non c'è il contatore. E se voi pensate che la Sonical ci fa pagare ogni anno 1.300.000 metri cubi di acqua e noi ne fatturiamo solo 350.000, significa che il 75% dell'acqua o si perde nella rete, o si perde nella rete, o si perde nella rete, e non fatemi dire altro, perché potrebbe non perdersi nella rete. E sapete chi l'ha fatto il regolamento idrico? Che stabilisce la pena che io ho scritto nell'ordinanza. Io mi sono limitata ad applicare il regolamento approvato in giunta e in consiglio nella sindacatura Luigi Ferlaino Rino Rocca, Vincenzo Macchione Vicesindaco, sindaco Luigi Ferlaino Rino Rocca assessore. Non ho cambiato niente. Abbiamo cambiato delle cose nel regolamento per dare l'opportunità alle famiglie, alle nuove coppie che si fossero trasferite a Nocera di pagare meno acqua. La favola della porcinaia: io sarei il sindaco degli snob mentre lui è quello delle porcinaie. Io non ho fatto nessuna ordinanza contro le porcinaie o contro chi alleva i maiali, è stato lui a farla. Io mi pregio di avere rispettato e fatto rispettare un'ordinanza secondo me giusta che ha fatto Rino Rocca. Ma da qui a dire che i porci non li voglio io e che lui ama i porci è un'altra cosa, è una bugia. Perché non possiamo volere le regole quando a metterci la faccia è uno e poi far finta che le regole, che si sui modelli del conto, mica sui 43 milioni di euro di debito che ci hanno portato alle divisioni. È la porcinaia che ci ha portato alla divisione in questo paese, alla caduta. Così come la favola del protocollo, ragazzi, io non l'avrei fatto entrare nel protocollo. Beh, allora, cerchiamo di essere un pochino chiari anche su questo argomento. In 19 mesi di sindaco io non mi sono mai permessa, e ne sono testimoni tutti i dipendenti comunali, non mi sono mai permessa di entrare nella stanza dei dipendenti comunali senza prima bussare. E non mi sono mai permessa di entrare nella stanza dei dipendenti comunali o di aprire il loro PC o a dire che cosa state, fatemi vedere che state facendo. Non lo faccio nemmeno nello studio da me, io non so come si apre il computer di Giovanni o di Carmela, non lo faccio nemmeno da me, non è giusto. Il computer è un fatto personale, non a caso si chiama personal computer, no comune computer. Ebbene, quando siamo, lo so che voi il mio lo aprite, perché sono, come dire, sono recidiva. Quando siamo stati eletti mi è stato chiesto dal mio vice sindaco di togliere immediatamente tutte le password del protocollo perché temeva che alcuni dipendenti infedeli, che io avrei dovuto ovviamente punire, potevano controllare la posta. Ho detto, ma scusatemi, ognuno è responsabile delle sue passe, comunque mettiamo i manifesti davanti alla porta alla nave, vi è dato l'ingresso ai non addetti ai lavori, per un fatto di privacy, eccetera. Personalmente ritengo che un sindaco, un vice sindaco non ci debba entrare nell'ufficio protocollo, perché non puoi chiedere al dipendente di mantenere il segreto sugli atti pubblici e poi tu stesso violare la regola. L'ufficio protocollo contiene atti di una sensibilità estrema, lì arrivano provvedimenti di tipo personale di molte persone, con patologie, con condanne, con sentenze di condanne, con trascrizioni di cancellazione dall'elenco dello stato civile di persone. Ci sono elementi molto complicati e particolari, non ci si può andare. Vedete, io quando sono entrata nel comune mi sono comprata questo notebook e lavoro sul mio notebook. Io non so quanti di voi sono mai stati nel comune, se avete mai visto il vice sindaco lavorare sul suo notebook. I computer del comune dovevano essere sotto controllo suo,
E permettetemi una cosa, da che al protocollo è giusto che nessuno ci vada, neanche il vice sindaco, perché il sindaco non c'è mai andato e non ci doveva andare. Se mi permettete, il giorno prima della calata della maschera, e io non dovevo e non avevo il diritto di dire agli uffici: guardate che qui bisogna stare un attimino attenti, che bisogna evitare che gli atti ufficiali del comune vengano riportati fuori. Ho fatto male, l'ho fatto nell'interesse vostro, non nel mio interesse. Un vice sindaco non si dovrebbe nemmeno permettere di dire una cosa del genere, perché gli atti e i computer dei dipendenti non si controllano. Gli atti e i dipendenti e i PC dei dipendenti, il lavoro che fanno i dipendenti, è un fatto esclusivamente privato. Il sindaco e il vice sindaco non devono sostituirsi ai dipendenti comunali, possono dare l'indirizzo politico, ma non si devono intromettere. Che cosa voleva dire lui con il discorso del protocollo? Che io non ho voluto, pensate come non ci vuole, agatta la dispensa, come si pensa, voglio scusatemi se lo ripeto, perché lui pensa che io gli abbia impedito di andare al protocollo perché non gli volevo far vedere la transazione arrivata dalla Sorical, che assolutamente lui aveva, era riuscito ad averlo. Allora, intanto era stato lui delegato alla trattativa della Sorical e la Sorical ha mandato la transazione a lui. Se mi permette, era lui che doveva avvisare me che era arrivata una risposta. E non è stato. È stato convocato in giunta venerdì mattina, quando lo stesso giorno che è arrivato la Sorica, la transazione della Sorica, e non me ne ha parlato, salvo però essere presente per dare l'incarico ai soliti amici, architetti e geometra. Per quello era sempre presente nelle giunte. Dopodiché, che cosa accade? Accade che mi si dice pure che io avrei nascosto questa cosa perché la Sonica l'avrebbe dato ragione a lui, e qui si sbaglia. Io ho tutta la documentazione, vi chiedo chi vuole di lasciarmi la mail e gli manderò tutta la documentazione che io ho, e vi renderete conto di come la Sonica alla proposta oscena fatta da Rino Rocca gli ha detto no, ha accettato due o tre condizioni così, per non dire no del tutto, ma sulla tariffa e sulle rate da pagare è stata inclemente, perché avevamo già ottenuto una rateizzazione di 4 anni, cioè l'acqua che abbiamo già incassato da voi e che non siamo riusciti a pagare, perché l'acqua del 2017 che noi dobbiamo pagare alla Sorica non l'abbiamo ancora mandata come ruoli, ce l'avrebbero fatta pagare nei prossimi 4 anni. E se l'acqua non vi è stata ridotta è perché era sottoscritta prima di dicembre, prima di Natale. Abbiamo fatto un mandato di 40.000 euro che in questi giorni verrà pagato, e la Sonica l'ha rinviato la riduzione dell'acqua al 15 febbraio. Giancarlo ne sa qualcosa. Se il 15 febbraio i 50.000 euro la Sonica non se l'ha pagato, l'acqua non c'era, verrà ridotto, come hanno fatto alla Mesi, come hanno fatto tutte le parti. E poi la barzelletta, ragazzi, chi sta mai su male? La barzelletta che io avrei esposto il comune di Nocera a una causa, perché avrei chiesto ad Amantea, al comune di Amantea, inserendomi nel dissesto finanziario, non 4 milioni di euro, ma 4 milioni e 4. Cioè il problema a Nocera e nella testa del mio ex vice sindaco non sono i 4 milioni che lui dal 2009 al 2015, 16, 17 non ha fatto mai pagare al comune di Amantea, che non ci pagheranno più perché sono diventati anche loro dissestati. Il problema erano le 400.000 euro che io gli avevo chiesto in più, ma stiamo dando di testa. Cioè qui si capovolge la verità, cioè mi si accusa di avere chiesto alla Amantea i soldi della mia cittadinanza e me
vero, qualche no l'ho detto, in particolare ne ho detti tre. Ho nominato l'ufficio tecnico, mio malgrado e contro la mia opinione, e quindi ho detto un sì quando avrei dovuto dire no, ma ho detto sì. Quando poi il responsabile dell'ufficio tecnico si è dimesso e non ha ritirato le dimissioni come io gli avevo suggerito, mi è stato chiesto di respingere le dimissioni e, dopo avergliele invece accettate, di nominarlo malgrado si fosse dimesso. Io ho detto no, ti ho nominato contro il mondo. Mi sono subita una denuncia, un'interrogazione parlamentare, un accesso antimafia, mi sono vomitate addosso milioni di parolacce da parte dei grandi giustizialisti della minoranza, garantisti a fase alterne quando le manette toccano a loro, e poi io ti devo rinominare, ma non esiste. Ma non perché io non lo voglia fare, non è possibile, ragazzi. Si è dimesso, basta, l'avevo nominato. Ti avevo detto di sì, e se cosa ti penso che ci posso fare? Non lo posso nominare più. L'altro no che ho detto: mi è stato presentato un progetto da un privato per la costruzione di alcune villette a Pianeruzzo, progetto bellissimo, progetto che a me piaceva e piace, però io ho detto: fate le cose per bene, fate un bando aperto, ma per bene, che sia cioè legale. Bene, quel bando non è stato fatto in modo corretto. E se io avessi dato corso a quel bando, sarei andato in galera io, l'ufficio tecnico e anche l'impresa. L'impresa con molto ritardo ha capito, ha ritirato il progetto. I nostri amici non l'hanno capito. Hanno chiesto anche un consiglio comunale su quello, salvo poi avere capito, forse, che rischiavano anche loro qualcosa, si sono ritirati in buon ordine. Quel progetto è tuttora valido. Io ho parlato con l'imprenditore. Fate una gara aperta, chiunque debba poter partecipare, perché nella pubblica amministrazione funziona così. Bisogna che ci sia la competizione utile per la cittadinanza. E questo è stato il secondo no che ho detto. Il terzo no che ho detto: mi si è chiesto di premiare i dipendenti che ci hanno votato, come vi dicevo prima, e di punire quelli che non ci avessero votato. Io avrei dovuto punire l'80% dei dipendenti comunali di Nocera. Secondo voi era possibile? Secondo voi era possibile che a Natale tutto Nocera, anzi, Gulliere e Campodorato è rimesto senza acqua, e io non dovevo chiedere a un dipendente, l'unico che era in grado di risolvermi il problema, di intervenire? Avrei dovuto lasciare, secondo i nostri amici, Gulliere e Campodorato senza acqua. Io ho passato il Natale al telefono perché c'era gente senza acqua. Mio marito fa sì con la testa, non accadrà più, l'incubo è finito, non sono più sindaco di Nocera, quindi l'incubo è finito. Ma tutte queste ipotesi, tutte queste cose che vi ho detto, per me sono delle ipotesi, sono dei miei pensieri, perché poi, sai, il cornuto si dice sempre l'ultimo a sapere le cose. Io, da tradita, posso in qualche modo cercare di capire, di elaborare, di intuire quelle che possono essere le ragioni. Ecco, le ragioni secondo me possono essere tutte quelle che vi ho detto, ma le vere ragioni ce le devono venire a dire chi ci ha tradito. Le ragioni vere, chiare, precise: cosa io avrei fatto, un atto illegittimo che io avrei fatto contro il loro voto, visto che la maggioranza ce l'avevano loro. Ma la spiegazione in contraddittorio tra le parti ci avrebbe consentito anche di evitare questo mio monologo stasera e il suo dell'altra sera. Così non è stato,
Ma se ci fosse stato quel confronto, io vi posso dire, lo introduco già da mo', fermo restando che ci saranno tanti altri incontri, avrei chiesto a Rino e a Rossella, a me, a Franco e a Vincenzo, di confrontarci sui problemi veri del paese. Per esempio, avrei chiesto loro come mai nel 2010, nel 2011, il comune di Nocera Terinese ha smaltito 0 tonnellate di fanghi dal depuratore. Voi mi chiedete perché il mare è stato sporco nel 2010, 11, 12, 13, 14 e 15, perché vi dirò che noi in 2 anni, 2016 e 2017, abbiamo smaltito 1574 tonnellate di fanghi nel 2016, 1195 nel 2017, mentre nel 2012 0, nel 2013 0, nel 2014 300 e nel 2015, grazie a un finanziamento regionale, solo 3000 tonnellate. Dove sono andate a finire quei fanghi? Dove sono andate a finire quelli che ha sequestrato il procuratore Lombardo a Rende stamattina? Le fiume, probabilmente. Avremmo potuto parlare di qualcosa del debito del dissesto, che è un cumulo di piccoli atti illegittimi, piccoli e grandi atti illegittimi. Per esempio, voi lo sapete che i fuochi d'artificio, io dice che ce l'hai con i fuochi d'artificio, scusate, ma lo sapete che i fuochi d'artificio del 2009 e del 2010 per l'importo di 10.000 euro non sono stati ancora pagati? Lo sapete che nel 2014, mentre noi non avevamo i famosi riscaldamenti alla scuola primaria, né potevamo avere i soldi per togliere la frana all'inizio di via Santa Caterina, abbiamo speso 10.000 euro la sera dell'8 di agosto per comprare pannelli per chiudere l'anfiteatro del lungomare e garantire a un privato di Amandea di fare una festa privata con biglietti a pagamento. E noi non abbiamo ancora pagato. Avremmo potuto chiarire come mai, sempre nel 2013, il mio vice sindaco ha comprato valvole idrauliche per 10.000 euro che non sono state mai potute montare sul nostro impianto idrico perché non sono compatibili. Abbiamo speso 10.000 euro anche di valvole idrauliche che sono e stanno marcendo nel magazzino e che io non sono riuscita neanche a restituire al venditore in cambio di bulloni. Non le vuole più nessuno. Così è stato fatto il debito pubblico. Credete veramente che è stato fatto in un altro modo? Avremmo potuto chiedere al nostro vice sindaco come mai l'anno scorso, il 13 luglio, quando abbiamo fatto partire la differenziata e la sottoscritta è andata case case, piazza piazza, a dire alla gente dobbiamo fare la differenziata, però dovete cominciare a farla senza bidoni, senza buste, senza niente, perché noi non abbiamo una lira per spararci in testa un colpo. E noi avevamo 50.000 euro di buste ecocompattabili e di bidoni chiusi nell'ex mattatoio e nessuno mi aveva detto nulla. 50.000 euro di buste e di sacchetti da 10 litri, quelli che poi li abbiamo distribuiti a settembre. Che pensate che li ho comprati io? No, li ho comprati Rino nel 2013, salvo non darveli nel 2013, non darveli nel 2014, non darveli nel 2015 e far finta di non sapere che ci fossero. All'ex mattatoio e quindi immediatamente cerchiamo di distribuire, ma cerchiamo di distribuire le buste biocompattabili nell'interesse del mio vice sindaco, perché quelle buste biocompattabili che voi avete ricevuto gratis e che non ve ne siete fatti niente perché erano compattate, dovevano essere consumate nel 2013 e tutte quelle che vi abbiamo dato e mi dico e vi si rompirono.
lo sappiamo, ma noi dovevamo togliere il corpo del reato, perché quello si chiama danno erariale, si chiama danno erariale. Avremmo potuto chiedere, se avessero avuto il coraggio di fare un incontro, come mai in 8 anni, 5 da assessore e 3 da sindaco, non ha mai denunciato che un bosco nocerese di 13 ettari e 20 è concesso in vitto a un privato a 362 euro l'anno. 362 euro l'anno. Io non so quanti di voi fanno gli agricoltori e se hanno idea di quanto costa 13. Cioè, non sono rossa per il cortisone, ragazzi, non vedo. Anche la maglia, sì. E come mai, avremmo potuto anche chiedere, come mai dal 2012, dal 31/10/2012, l'Agenzia del Demanio chiede al Comune di Nocera di riscuotere i canoni di concessione demaniale nel villaggio del Golfo, perché è costruito per buona parte sul terreno demaniale, e mai un atto è stato emesso. E noi come comune li abbiamo già dovuti dare all'Agenzia del Demanio quei soldi che noi comune non abbiamo incassato, lo Stato ce li ha già chiesti e si è inserito nel dissesto, perché noi eravamo l'esattore del comune, noi dovevamo farlo. Avremmo potuto anche parlare del perché abbiamo fatto chiudere la Fondazione Pontieri, forse perché 15.000 euro erano una cosuccia troppo sciocca da gestire. Abbiamo chiuso un patrimonio ideale, morale in questo paese, che solo grazie all'intelligenza, alla sensibilità del prefetto sono rimaste alla parrocchia di Nocera. Così come, ma di questo avremo anche modo di parlarne in tempo, come mai avremmo potuto discutere, come mai il DL35, il decreto legge salva imprese, quella legge con la quale Renzi mise un sacco di soldi in favore dei comuni affinché pagasse le imprese, e mi riferisco ai fratelli Mastroianni, alla ditta Vesci, alla ditta Vaccaro, a Butera, a Murag, a tutte le ditte che hanno lavorato per Nocera, che dovevano, alle officine, ai rifornitori di benzina, cioè ai fornitori, alle aziende del posto che si sono impoverite, sono fallite per colpa del comune di Nocera. Bene, quei 5 milioni di euro di prestito che lo Stato ha dato al comune di Nocera per pagare le imprese sono servite per pagare le bollette dell'Enel. Perché noi a Nocera, che abbiamo 1.300.000 euro di stipendi da pagare, e fino a quando ci sono stati loro c'è stato oltre 1.200.000 di trasferimento dello Stato, i soldi poi li abbiamo usati per fare trick e ballacche, incarichi, liquidazioni con avvocati di 250.000 euro che adesso il LOSU li ha bocciati a 70. Insomma, cose veramente che quando li vedrete vi si accapponerà la pelle, perché questo paese non lo hanno amato, questo paese lo hanno violentato, se lo sono mangiato, se lo sono sbranato. E sapete che cosa è accaduto? Che noi abbiamo fatto altri 5 milioni di euro di debito, più 3, 8, più 6 di nuovi debiti che sono arrivati, per non pagare una ditta nocerese. Le ditte noceresi non sono state pagate, se verranno pagate a metà, o non verranno pagate proprio, perché non hanno mai fatto le ordinanze e gli impegni spesa. Bene, io credo di aver parlato molto stasera. Sono pillole quelle che vi ho dato. Per me era importante darvi degli elementi su cui discutere, in aggiunta a quelli che altri hanno messo sul campo, fermo restando che io sono ancora oggi disponibile a un confronto.
confronto pubblico, se vogliono venire. Con chi volete voi? Io sono pronta a rispondere a tutte le domande che voi volete farmi. Vi posso soltanto dire che in questa esperienza ho imparato una cosa sola, vera, certa, tante altre cose, ma ho imparato, e vi saluto con questo, che non ci sono bravi ragazzi. Bravi ragazzi a Nocera io in questa esperienza non ne ho conosciuto, e se qualcuno è finora passato per essere un bravo ragazzo, vi posso dire che è stato molto bravo a farcelo credere, a tutti, non solo a me. Ovvio, io sono responsabile di molti errori, guai a chi non ne fa. Se fai, in qualche modo sbagli, se non fai, non sbagli mai. Io ho fatto tanto e sicuramente avrò compiuto tanti errori, però vi posso dire soltanto una cosa, e posso essere non certa, certissima, io ci metto le mani e i piedi su quello che dico, sul fuoco, che se errori ho fatto, li ho fatti in assoluta buona fede e li ho fatti solo per tutelare il bene comune e non per portare a casa un voto di pietà. Grazie a tutti e rimango a disposizione delle vostre mail.